Ecco, la banda musicale La Liretta di Nuys è finalmente riuscita a sistemarsi sul palco. Siamo agli inizi del Novecento in una regione, in uno stato particolare, siamo in Inghilterra. È un periodo particolare, un periodo molto importante per la composizione per banda. Gustav Holst, un compositore inglese dei primi anni del Novecento, insieme a altri compositori di quel periodo, Vaughan Williams, danno origine a questa nuova scrittura, a questa nuova scuola di composizione. Pensate che il compito era quello di recarsi in mezzo alla gente, in mezzo a frazioni, per captare certe melodie popolari e poi inserirla in una composizione di scrittura classica, sinfonica. Vi dicevo un periodo molto particolare perché questi compositori poi hanno avuto un'importanza notevole sulla miglioria appunto della scrittura, della composizione, della tecnica strumentale e del nuovo suono che si impartì poi alle bande musicali. Una di queste composizioni di Gustav Holst, Marching Song, è quella con cui apre questa sera la sua esibizione La Liretta di Nuys, una marcia scritta all'inizio per 25 musicisti, un organico piccolo, e poi col passare degli anni si è ampliato e la sentiamo questa sera in questa versione per Symphonic Band. La banda musicale La Liretta di Nuys, direttore Livio Barsotti.
Carlo Alberto Pizzini nasce nel 1905 e muore nel 1981. È stato allievo del grande Ottorino Respighi. Scrive dalla musica da camera alla musica per cori, orchestre e bande. Il trittico sinfonico che ascolteremo questa sera è ispirato dalla storia delle bellezze naturali e dal fervore lavorativo della bella regione in cui il compositore soggiornò e lavorò per lungo tempo, appunto il Piemonte. L'opera si compone di tre quadri. Il primo, Insegne gloriose, si apre con un tema festoso delle trombe e dei tromboni. Con ritorno ciclico integrale e parziale di esso, tutti e tre i quadri sono riscaldati da questa atmosfera. Il secondo, Notturno sulle Alpi. Qui spicca la melodia cantata in principio dal solo, ripresa intensamente, dopo un crescendo, dalle trombe in tono più alto. I frammenti più caratteristici del tema specifico del notturno concludono alla fine un'atmosfera trasfigurata nelle linee cantate successivamente dalle varie sezioni. Il terzo ed ultimo, Macchine e cuori, la Fiat. Il terzo movimento inizia con un martellare insistente, a cui si sovrappongono accordi dissonanti dei tromboni in una linea discendente. Si afferma poi una frase vigorosa che si direbbe rifletta l'elementarità, i muscoli e la tenace volontà del bracciante. Verso la fine il fremito dell'officina aumenta sempre più,
riappare il tema iniziale del trittico e la composizione si chiude con un'apoteosi. Carlo Alberto Pizzini, Al Piemonte.
Nel 1966 negli Stati Uniti nasce Samuel Robert Azzo, un compositore che compone in particolare proprio musica per banda. Nel 2003 è stato il primo compositore della storia a vincere entrambi i concorsi della National Band Association. Nel 2004 le sue composizioni, alcune delle sue composizioni sono state inserite nella classifica delle migliori 20 composizioni di tutti i tempi per banda. Olimpiada ha debuttato nell'autunno del 1997 alla Carnegie Music Hall di Pittsburgh. È la prima composizione per un ensemble sinfonico scritto da Azzo ed ha l'intento di catturare le condizioni umane di intensa gloria e dolore che solo i giochi olimpici possono ispirare, mentre musicalmente si legano temi di atmosfera greca ai moderni cambi di accordi e melodia. Nella sua analisi più semplice, il pezzo può essere tradotto come un poema sinfonico di una gara. Mi piacerebbe sapere poi il maestro Barsotti, trasportato dalla fantasia di questo brano, a quale disciplina olimpica si iscriverebbe. Il brano inizia con un ostinato sottofondo dei leni. Le melodie, i ritmi e le trame si susseguono per poi trascinare l'ascoltatore all'interno della competizione. L'adrenalina dell'inizio fa posto poi al tema dell'ottone grave che rappresenta lo sforzo vigoroso. Poi i tamburi prendono il sopravvento, trasmettono un impulso di corsa circondato da ritmi asimmetrici. Il tema introduttivo è poi ripetuto in tono minore dai leni e rappresenta la temporalità della competizione fisica. Dopo un susseguirsi di passaggi che rappresentano lo sforzo fisico prossimo alla soglia del dolore, la tensione viene rilasciata con accordi rilassanti e colori che simboleggiano la fine di una lotta e un senso di una vittoria. Nel finale tutte le sezioni interpretano il tema per significare il senso di unità globale, dottrina fondamentale dei giochi olimpici. Dunque lascio a voi questa sera di dar libero spazio alla vostra fantasia tramite la musica di Olimpiada, di immaginare di essere anche voi campioni olimpici per un attimo. La banda musicale La Liretta di Nus, ultimo brano, direttore Livio Barsotti.